Slitterà probabilmente al 3 aprile il campionato di calcio di Serie C. In attesa di cosa deciderà il Palazzo del Pallone, il presidente Giorgio Lacava si era già mosso nella giornata di domenica annunciando una comunicazione ufficiale alla Lega Pro, chiedendo di rinviare il campionato fino ad aprile per poi valutare eventuali iniziative successive. La maggior parte delle nostre avversarie nel girone A si trova in alcune delle zone maggiormente colpite dall'emergenza, dice la Cava, e pensare di organizzare trasferte in Lombardia o in Piemonte, pur attenendosi a tutte le direttive ricevute, non mi sembra sinceramente opportuno, per non parlare del danno economico che le gare a porte chiuse rappresenterebbero per le società del campionato. Il 16 marzo abbiamo una scadenza importante da rispettare e i club non possono neanche contare sugli incassi delle gare casalinghe. Sarebbero di conseguenza auspicabili delle misure di sostegno per le società. Ferma restando l'importanza assolutamente secondaria che questo aspetto assume di fronte alla salute pubblica, in questo momento, dice la Cava, non si può giocare. Per tutti questi motivi spero che la Lega accolga favorevolmente la mia proposta. Spero vivamente per tutto il nostro movimento calcistico e non che questa situazione di grave emergenza che ha colpito il nostro paese finisca il prima possibile. L'Arezzo dunque non ha alcuna intenzione di andare domenica prossima a Gorgonzola in piena zona rossa in casa della Gian Erminio e non ha nemmeno intenzione di perdere l'incasso del derby con il Siena previsto in notturna senza pubblico giovedì 19 marzo. È molto probabile che, al di là delle posizioni delle singole società, la FIGC decida per un rinvio collettivo oppure la Lega Pro decida in autonomia, come ha già fatto nelle ultime settimane. I rumors dicono questo: il campionato ripartirà ad aprile.